Ciao a tutti, sono Anke e bentornati sul canale. Oggi parleremo di un romanzo che ha come tema portante un tema piuttosto particolare. Infatti, parleremo di un libro il cui tema portante è la religione. Io non ho mai letto, credo di non aver mai letto libri riguardanti appunto la religione, e questo è il primo, ma vediamo insieme qual è il romanzo in questione. Il romanzo in questione è questo qua, il quinto Vangelo di Ian Caldwell, che è un libro dell'anno scorso, edito sia in lingua originale che in italiano l'anno scorso. In Italia è edito da Newton Compton Editori, costa 12 euro e ha 474 pagine. È stato tradotto in 35 paesi, ed è al primo posto nelle classifiche americane e inglesi. La rivista People lo definisce questo thriller intelligente e pieno di suspense e un must per i fan di Dan Brown. E io, che sono fan di Dan Brown, l'ho amato questo libro. Poi il Library Journal dice: affascinante, al centro del libro c'è una storia di sacrificio, perdono e redenzione. Il tutto reso più interessante da riferimenti alla vita comune, a luoghi, eventi e dialoghi realistici, che condurranno il lettore in un viaggio lungo 2000 anni. Invece il Sunday Times dice: questo thriller intrigante e avvincente unisce una storia a tinte forti a riflessioni dotte. Allora, il romanzo si apre con due fratelli che vivono in Vaticano e sono entrambi preti. Il padre di questi due ragazzi era un prete di rito cristiano d'Oriente, quindi di origine greca, che lavorava in Vaticano. Poi i fratelli sono rimasti orfani e il più grande, Simon, o Simone, io l'ho sempre chiamato Simon, si è preso cura del fratello più piccolo, Alex. Sono cresciuti, poi il fratello più grande è diventato cattolico e lavora come diplomatico per il Vaticano e lavora all'estero, in special modo lavora in Turchia. Simon deve tornare in Vaticano a trovare il fratello e il nipote, perché infatti i preti sia ortodossi che quelli cattolici d'Oriente possono avere figli. Deve tornare a casa da loro, ma nel frattempo, mentre torna a casa, si ferma a Castel Gandolfo, dove trova un suo amico morto. Questo è un amico dei due fratelli. Il morto si chiama Ugo. A quel punto Simon chiama il fratello e gli dice di raggiungerlo a Castel, appunto a Castel, non ce la posso fare, e di raggiungerlo a Castel Gandolfo. Al che Alex trova Ugo morto e il fratello chino sul suo cadavere. Da lì iniziano le ricerche su chi sia stato a commettere l'omicidio di Ugo, e tutti i sospetti ricadono su Simon perché avevano lavorato insieme per una mostra organizzata da Ugo in Vaticano, e pensano che Ugo abbia scoperto delle cose e Simon l'abbia ucciso per evitare che le rivelasse al mondo intero. E tutto aggravato dal fatto che Simon non accetta di difendersi. Si dice nel libro che in Vaticano ci sono due tipi di processi. Per trovare il colpevole dell'assassinio di Ugo, hanno scelto quello un po' più particolare, diciamo. Ai nostri occhi rimane, cioè, è particolare questo tipo di processo, insomma. E sa di fatto che alcune prove non vengono neanche visionate, non vengono neanche prese in carico, diciamo. E quindi, diciamo, si vuole a tutti i costi che il colpevole sia Simon. Poi vengono chiamati a testimoniare durante le udienze delle persone che potrebbero smentirlo, ma in realtà non lo smentiscono. E sta di fatto che alla fine si capirà che non è stato un omicidio, ma è stato un suicidio. Allora, tutto il lavoro di Ugo per questa mostra si incentrava su due cose: il diatessaron e la sindone.
Il Dietisarone è una specie di Vangelo. In realtà non è un vero e proprio Vangelo perché raccoglie i quattro Vangeli, quello di Matteo, Giovanni, Luca e Marco. Elimina tutte le differenze e mantiene intatti i punti in comune dei quattro Vangeli e ne fa un'unica versione, insomma un'unica copia. E poi l'altra parte della mostra è incentrata sulla Sindone. Però Ugo, lavorando appunto al Diatessaron e ai Vangeli, scopre una cosa molto molto importante sulla Sindone. Questa cosa potrebbe mettere, diciamo, a repentaglio i rapporti tra Chiesa Cattolica e Chiesa Ortodossa. Questa cosa però, che lui aveva scoperto, non viene mai svelata e di questa cosa era anche a conoscenza il Papa. Questo romanzo è ambientato nel 2004 e quindi il pontefice dell'epoca era Papa Wojtyla, quindi Papa Paolo Giovanni II. Alla fine del romanzo, la Sindone, che nel frattempo era giunta per la mostra in Vaticano, alla fine del libro la Sindone viene donata dal pontefice alla Chiesa Ortodossa, senza però svelare la cosa scoperta da Ugo, che potrebbe mettere fine ai rapporti tra le due chiese. In realtà però la Sindone non è mai stata donata agli ortodossi perché è ancora conservata nel Duomo di Torino. Diciamo, piccola parentesi, insomma. Allora, a me è piaciuto moltissimo perché fino alla fine non si sa se Simon è il colpevole oppure no, e nel caso non sia lui, chi è in verità il colpevole, poi alla fine si scopre che in realtà è un suicidio e sinceramente non me l'aspettavo questo finale, né del suicidio né che la Sindone veniva donata agli ortodossi. Sì, mi è piaciuto tantissimo perché è molto intrigante perché hanno pochissimi giorni per trovare il vero colpevole e salvare Simon perché rischiava di essere come si dice? Essere, diciamo, radiato, tra virgolette, dal sacerdozio di diventare un semplice laico. E ve lo consiglio perché è un thriller molto avvincente, molto ben scritto, pieno di suspense e di colpi di scena. E quindi ve lo consiglio ovviamente. Poi, se amate Dan Brown, motivo in più per leggere anche questo, a prescindere da quello che dice il Pippo, insomma. Fatemi sapere se l'avete letto. Questo è il primo romanzo scritto a due mani dall'autore. Infatti, in precedenza avevo scritto un libro a quattro mani con Dustin Thomason. Il libro era intitolato Il codice del 4 e poi ha pubblicato questo da solo. Fatemi sapere appunto se l'avete letto, cosa ne pensate, se avete letto l'altro libro dello stesso autore. E vi ringrazio per aver visto il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!